Davide, è evidente che sei già stato tirato in ballo più volte sul tema dell'energia e non solo, anche sul ruolo quindi dell'università, di ricerca e dell'università, e non a caso siamo a Bologna. No, anche prima mi hai fatto questa domanda, ricerca, in realtà io ho anche un piccolo imprenditore, perché penso su una piccola azienda, da Nomisma, abbiamo fatto Nomisma Energia, diciamo, abbiamo una ventina di dipendenti, molta fatica, cresciamo anche, però molto piccolo. La ricerca, cultura, scienza, questo è il posto più ricco al mondo, Bologna. Finisco la retorica, di là di questa università più antica, però sta di fatto che qua ci sono 80.000 studenti che creano tra l'altro un'economia del nero, degli affitti, della movida, vero Luca, per andare a Piazza Verde, tutto questo mondo qua, però c'è della gente che c'ha, perché come mi hanno insegnato quelli della ExxonMobil, la più grande società industriale del mondo, che sta parlando di politica industriale, e anche quella dell'energia, dove tutti voi comprate prima o poi della benzina, tra l'altro, o del gasolio. La cosa più importante che risolverà tutti i problemi è il nostro cervello, che è anche la nostra, e qua ce ne abbiamo tanto, perciò questo è un messaggio positivo, quello che diceva lei, però è una tragedia, che noi finanziamo con le nostre tasse l'istruzione di questi studenti, qualcuno genio, e va all'estero a creare e dare gli effetti positivi. Questo è brutto, ma io direi anche con gli altri 80.000 giovani, che ne so che da Crotone vanno su a Londra laureati a fare camerieri, altra tragedia, quella è devastante. Castaldini, faccio veloce, ambientalismo, con cui io mi scontro costantemente, perché vedo la delusione delle rivoluzioni passate, del PC, del comunismo, questi grandi ideali della sinistra, del socialismo, che si sono spostati delusi sull'ambiente, dove è stata fatta la rivoluzione ambientale. Noi in Italia siamo al primo posto al mondo per fotovoltaico, siamo prima della Germania in quota sulla produzione totale. Loro ne fanno di più, noi siamo subito dopo. Ma questo ci è venuto a costare. E noi diamo 6 miliardi di euro ogni anno sulle nostre bollette, che sono le più care d'Europa, per la piccola e media impresa. Pertanto non è l'unica, non è per molti la più importante, non so, per le cartiere dove sono stato ultimamente, è la più importante. Sassuolo è importante, come diceva il professor Mesini, è la più importante questa. La Germania, si battono per l'ambientalismo a Bruxelles e fanno le direttive 20-20-20, dove arriva Tajani per fare il Industrial Compact, e poi dopo ne fanno delle altre, adesso dobbiamo andare almeno 40. L'Europa è l'unico posto al mondo che si è fatto per fare le energie verdi. Adesso, anche 2 settimane fa, il G7, tutti, raccogliamo dei fossili, ma chi è che si sopporta il costo maggiore, che è il paese più povero di quel gruppo, che è l'Italia? In termini, siamo noi, faremo la stessa cosa. Cioè, la Germania a Bruxelles fa così, ma la sua industria dell'automobile, che è potentissima, per nostra fortuna, perché poi viene a Bologna, Lamborghini, prende i manufatti, loro l'energia elettrica l'hanno a prezzo senza i sussidi alle fonti rinnovabili, perciò loro pagano 10 centesimi, 15 centesimi, contro le nostre aziende pagano 18, 20 centesimi kilowattora e usano per metà della produzione elettrica carbone. Voi avete, e adesso non sono più correttamente politico, però tanto per arricchire, cioè il nostro Presidente del Consiglio, che io ringrazio, che voterò probabilmente come ho votato l'ultima volta, per quello vi ringrazio di avermi chiamato, ha detto il nostro nemico è il carbone. Oh, il carbone è la fonte più democratica che c'è, perché è il combustibile dei poveri, degli sfigati, quelli che non sono dell'India, perché fra quella roba lì loro usano carbone o nucleare, come la Cina. Quando noi con la Apple dice guarda che Google l'Apple adesso investo sulle fonti rinnovabili, intanto tutti i prodotti li fanno in Cina, dove il 95% dell'elettricità che fanno col carbone. Finisco, piano energetico. Noi in realtà la programmazione energetica ce l'abbiamo avuta, cioè c'è una strategia energetica nazionale che è stata approvata, firmata dal Consiglio dei Ministri nel marzo del 2013, fatta dal governo Letta, scritta da e anche da Clini che è stato visito, dall'ILVA, con l'ILVA, Acciaio, Brescia. Bresciani è il posto d'Italia dove si consuma più elettricità, il posto al mondo dove ci sono più acciaierie, è il posto al mondo dove fanno il vino più buono dopo lo champagne.
che è Fracciacorta, che non è proprio Iseo ma lì vicino. E Ilva è un caso interessante, perché lì la politica industriale l'ha fatto l'autopismo, che è il magistrato, nome e cognome. Allora qua il PD si deve anche chiarire le idee sulla giustizia, però. C'è un problema che ha invaso tutto. L'ambientalismo ha invaso anche, secondo me, un po'. Io so, ho terrore che esca questa cosa, il Green Act, sta meditando, qualcosa del genere, ho paura che cosa salterà fuori. Perché se il suo nemico. Ovviamente non è che possiamo fare Porto Tolle, noi dovevamo avere una grande centrale qua vicino, gigantesca, che l'Enel aveva detto che doveva convertire a carbone. Voglio vedere coloro che avete nominato, i brasilissimi, Starace o Descalzi, stanno disinvestendo dall'Italia. Enel ha 20 centrali, ha detto che non sa cosa farsi, adesso parla con i territori, si avvitano della democrazia economica che lì. Descalzi, chiuso Gela, Livorno, città, cioè vanno all'estero. Perché? Perché c'è la finanza dietro, che comanda, cioè quello che l'Italia diceva in maniera un po' più generale. Ma noi, cioè, no, il nostro debito pubblico impone che sia Cassa Depositi e Prestiti, che qualche volta il Ministero dell'Economia, che impone che l'Eni e l'Enel non facciano, sì a parole, sì, io adesso però portatemi un bel piano industriale. Prima devo portare dei conti per i fondi di investimento americani, dove vanno grandi dei profitti che fanno anche qua in Italia, e poi devo far contenti perché questi impianti industriali non riescono più a funzionare. Cioè, io, tornando all'Ilva, io dico, l'Ilva sono 20.000 persone che ci tornano lì più indotto, insomma, numeri giganteschi, si chiude un disastro, è un bel esempio di conflitto, cioè è lì il punto dove è più difficile far politica. Poi, mai dovessi diventare politico anch'io, se diventerò ambientalista anch'io, e troverò che il mio nemico è carbone. Molto difficile, però insomma, tornando all'inizio, grande ricchezza insomma anche di questo PD bolognese, ringrazio il Penamati che viene all'Enea, il nucleare, perciò insomma, c'è molto da lavorare, però dobbiamo anche essere ottimisti per i nostri amici, soprattutto perché non vadano all'estero a lavorare, investivo qua. Grazie.